Ok, eccoci. Ciao Marta. A Ciao. posto, sono contenta di poterti intervistare. Allora, Grazie. innanzitutto, per chi non ti conosce, anche se mi sembra un po' difficile, Marta è una TikToker siciliana, molto simpatica, che nel suo canale racconta cioè, essenzialmente delle sue esperienze personali. E poi delle sue passioni, insomma, ci parla tantissimo di sé, anche dei drammi che ognuno di noi vive giornalmente. E oltretutto abbiamo una cosa in comune, cioè il fatto di essere siciliane, soltanto che facciamo parte di sfere diverse della Sicilia. E niente, innanzitutto, se vuoi dire qualcos'altro di te per presentarti, e poi magari partiamo con le domande. Ok, cioè hai detto un poco tutto, cioè nel senso mi hai descritta in quello che faccio, cioè nel senso io su TikTok o comunque nei social in generale racconto in pratica me stessa, a partire dalle cose divertenti alle cose meno divertenti, cercando un po' di accomunare un po' il giornaliero, quello reale, effettivo, non più quello che mostrare nei social, quello che fondamentalmente non è vero. La vita bella, sì, piacerebbe a tutti, però ci sono anche parti meno belle che secondo me vanno anche queste raccontate. Infatti questo descrive comunque il tuo carattere in fin dei conti, nella tua quotidianità tu essenzialmente hai questo modo di porti alla vita. Sì. Non vedo mai le cose 100% positive. Posso sembrare magari nei video, però comunque sono molto negativa nel mio. Penso sempre negativo, più che altro per cercare di ripararmi, non lo so, è un meccanismo di difesa, penso. E invece com'è nata la tua passione per TikTok? Ah, allora, penso un poco come tutti in quarantena, anche se ce l'avevo già da prima quando era ancora Musical.ly. Però non facevo chissà che cosa. La passione dei video comunque ce l'ho avuta da sempre, di fare video divertenti, magari inviarli alle mie amiche perché ero troppo timida per postarli. Poi un giorno mi è venuta l'idea di postarlo su internet e da lì è stata un'escalation, cioè sono arrivate un sacco di risposte positive che non mi sarei mai aspettata. E da lì ora scrivo sempre, o pubblico e mi diverto. Per esempio, appunto, il tuo primo video te lo ricordi? Com'è Allora, stata l'esperienza? Anche adesso rivederlo, non lo so. mi ricordo magari il primo video che mi è andato virale, perché il primo video nel profilo non me lo ricordo completamente. E il primo video che mi è andato virale, virale, virale è stato quello di Shane, che aprivo il pacco di Shane, dimenticandomi cosa avevo comprato, tutte queste cose che fanno parte di me, cioè nel senso anche il fatto di essere smemorina è una parte del mio carattere. E da lì comunque anche i video dove mi facevo i capelli, cose così, che comunque cose quotidiane dove ci mettevo il mio, la mia battuta, il mio lamento per qualche cosa, magari fatto in modo divertente, e da lì ho È avuto un andata. po' di successo. Sì, ma ho guardato diversi tuoi video, ho tentato di andare molto in fondo, ma sono tantissimi, Sì, perché infiniti. ormai non ci faccio manco più caso. Faccio, dico, vabbè, è divertente, lo pubblico. Rispetto appunto al tuo modo di porti alla vita in generale, pensi che questo possa essere di ispirazione per le persone che ti seguono? Spero di sì, sinceramente. Perché quando sono stata male io, vedere magari e sentire le storie di qualcun altro mi faccia sentire meno. Quindi il fatto che magari effettivamente io, parlando dei miei problemi, di come affronto io le cose, posso dare aiuto e sostegno a qualcun altro, mi rende felicissima e in più mi alleggerisce da un lato pure. Non so, forse mi faccio pure un po' di terapia da sola. Pubblico qualcosa che già mi fa stare meglio questo pubblicare qualcosa per aiutare qualcun altro. Specialmente su Instagram, che poi comunque ho le effettive risposte, i messaggi, le storie di altre persone,
questa cosa mi ha stupito, che comunque che qualcuno che non conosco fondamentalmente si aprisse così tanto a me o mi dicesse grazie. Sono cose che comunque danno un sacco di gratificazione, quindi credo di sì e spero di sì e spero di continuare fino alla fine ad aiutare gli altri, magari tramite la mia storia. Ecco, infatti, quindi cioè, nel senso, ci sono proprio persone che ti scrivono in privato le loro storie, che si aprono, magari ti identificano come un'amica. Sì, un sacco. Magari questo. Non riesco a rispondere quasi a tutti, cioè io ci provo fino alla fine a rispondere alle richieste di messaggi, specialmente a quelle magari dove mi raccontano effettivamente le loro storie. E magari avere un confronto può aiutare sia loro che me, quindi questo sì, davvero, cioè, è bellissimo. Sì. E poi comunque è anche piacevole riuscire a creare dei contatti così profondi con le persone, nonostante la distanza, nonostante appunto esatto. Lo schermo, ecco. Esatto. Cioè mi sento vicina anche se effettivamente sono lontana. Quindi io spero di essere d'aiuto almeno a queste persone che mi scrivono e non sdirruparle, però spero di sì. E invece per quanto riguarda i tuoi contenuti, come nasce la creazione di un video, come, cioè, spesso magari avviene di getto. Sì, la maggior parte delle volte avviene di getto, cioè nel senso mi viene un'idea, boom, la faccio, la pubblico. Altre volte non lo so, capita magari che la notte non riesco a dormire e penso ai video che posso fare. Mi è capitato ultimamente questa cosa, tipo di pensare a nuovi contenuti, a nuovi video, a nuove magari canzoni, tutte queste cose così. Però molto, cioè, molto spesso basta che vedo un suono, una cosa e penso cosa ci posso fare e lo faccio. Oppure racconto le cose divertenti che mi sono successe durante la giornata, quindi anche il minimo per me è già un contenuto. Sì, mi faceva molto ridere il video del ciuffo. Ah, questo maledetto ciuffo. Mi sono pentita di averlo tagliato. Mi sono pentita. Per adesso è a bada nella molletta, ma mai più. Sì, questi esperimenti di vita Sì, giornaliera. sì, sì, sì. Bocciati comunque. Sono sfide. Comunque mi piacciono anche molto i video che riguardano le serie TV, soprattutto Euphoria, ne parli tantissimo. Ah, sì, è la mia serie TV preferita. E c'è un personaggio in cui ti ritrovi? Ah, allora, vorrei dire Ru, però non sono una tossicodipendente, cioè nel senso, lei mi ci ritrovo per quanto riguarda i problemi che comunque ho avuto con l'ansia e come magari si può sentire grazie a questa, però io non mi faccio né di cocaina né di altre sostanze stupefacenti, quindi sì, mi ritrovo sia un po' in Ru che in Maddie, cioè nel senso perché io ritengo di essere divisa in due parti. La parte più forte, che sarebbe quella di Maddie, quella più stronza, diciamo, che prende in mano la situazione, e quella che magari poi si lascia sopraffare dalle emozioni, che sarebbe quella di Rue, che a volte proprio prende il sopravvento e non riesco a pensare a mente lucida. Però sì, sono un mix tra forza e debolezza. Comunque, tu utilizzi molto le serie TV per parlare con il pubblico. Sì, io sono un po' malata di TV. E oltre a Euphoria c'è qualche altro riferimento che hai in termini di serie, musica? A me piacciono molto le serie americane, cioè quelle, le sitcom, quelle dove ci sono le battute demenziali, tipo Friends oppure Modern Family, The Big Bang Theory. Queste sono tutte, me le vedo ogni sera, le ho viste già finite pure 18 volte, continuerò a vederle altre 18 volte perché mi fanno ridere, mi danno questa leggerezza di cui ho bisogno almeno la sera, quindi sto lì, rido sola in camera mia e poi anche da lì mi vengono idee per i video, dico, ah oh, guarda, per adesso sto vedendo ad esempio The Big Bang Theory,
E cioè, io adoro Sheldon, non so se l'hai vista mai. Sì. Sì, esatto. Mi stanno venendo idee nuove per i video tramite lui. Vedremo cosa uscirà. Esatto. Questa è una bella chicca. E poi ho visto che non sei soltanto una TikToker, ma che fai anche musica. E Sì. quindi, questione di tempo. L'ho pugnalato così di getto. Ce l'avevo da un bel po', da quando ho fatto i provini per amici, però non l'avevo mai fatto sentire a nessuno se non a mio padre. Quindi ho detto basta, che sto da perdere. L'ho pubblicato e ho avuto grandi riscontri, cioè, nel senso, molte persone mi hanno fatto i complimenti. Ma infatti ho dovuto cercare perché comunque mi sono persa tra i tuoi video e poi appena ho scoperto, ho visto quel video con la chitarra, ho detto ma guarda un po'. Sì. E quindi questa passione per la musica è nata da com'è nata? Da quando ero piccola, cioè, fai conto che mio padre, prima che nascessi, mi metteva le cuffie nella pancia di mia madre, per farti capire, perché lui è appassionato di musica. A casa abbiamo una stanza soltanto per la musica, con dischi, chitarre, pianoforti, tutte queste cose. Quindi era un poco un mio dovere essere propensa verso la musica. Poi lui mi ha aiutato un sacco, lui mi ha spinto a suonare la chitarra. Non ho mai preso lezioni di canto, e questa è una cosa che inizierò a fare perché voglio farlo, voglio migliorare. Però la musica mi è stata sempre accanto. Da quando avevo 0 anni, in pratica, e quindi sì, fin da quando ero piccola mi metto a cantare, ci sono i miei fin da piccola con la chitarra, col pianoforte, che canto con mio padre. Quindi diciamo che ho iniziato a scrivere le prime canzoni a 6 anni e da lì non ho più smesso. E Questione di Tempo è la prima che ho scritto e che ho pubblicato, cioè, nel senso, la prima effettivamente da cui mi ci sono messa e ho detto basta, la faccio. Perché mi serviva per altro, ovviamente, mi serviva anche per i provini ad amici, però ne ho altre, un piccolo cassetto che si stanno creando, quindi vedremo cosa uscirà fuori. Guarda, quante chicche ci stai dando veramente. Ma proprio parlando di questioni di tempo, cioè com'è nato il brano? Penso sia un poco chiaro il fatto che parla di amore, comunque di una rottura, parla del fatto che comunque una sera mi sono trovata da sola nel letto dopo una rottura che mi ha, diciamo, distrutta. Ho detto basta, tanto questo dolore che provo non passa. Quando passa, quando passa, quando passa. Poi mi sono resa conto che tutti, quando effettivamente succede questa situazione di rottura, ti dicono che il tempo guarirà le sue ferite, il tempo guarirà le sue ferite. Ed effettivamente in quel momento tu non ci credi. E quindi effettivamente, come puoi vedere nelle prime parti delle canzoni, passavano giorni, mesi, ancora questa cosa rimaneva, perché comunque rimane. Però effettivamente dopo un anno, 2 anni, questo dolore svanisce o comunque si tramuta in altro. E quindi diciamo che anche da questa storia disastrosa ne è nata, diciamo, una canzone che penso che un ragazzo appena l'abbia sentita gli sono fischiate le orecchie, però a me non mi interessa niente. E oltretutto è sempre un modo per farsi terapia, come i video d'altronde. Buttare fuori, bisogna buttare fuori. E riguardo proprio l'aspetto musicale dell'arrangiamento. Diciamo che l'arrangiamento l'ho fatto in base a quello che ho scritto, che molti mi hanno detto che non si fa così, l'ho scoperto da poco, cioè prima, nel senso, prima dovresti avere una base e poi sopra scrivere, invece è messo dal contrario, prima ho scritto e poi dalla scrittura cioè, ho fatto la base all'arrangiamento e infatti ho dovuto cambiare delle parole perché comunque metricalmente non ci stavano. E quindi niente, mi sono messa e ho detto devo far uscire questa canzone. Ho cercato tutti gli accordi possibili e immaginabili,
che potessero starci con le parole, e poi è uscito questo. Ecco, questa è un'altra lezione. Esatto. Per i prossimi brani. Esatto, esatto. Infatti non, prima mi metto con la chitarra, comunque chiedo pure aiuto a mio padre, ma da sola basta. Sono troppo stressata. E quindi comunque, cioè, tuo padre è una persona importante per quanto riguarda il tuo... Sì. La tua creazione musicale. Invece per quanto riguarda TikTok, Instagram, tutti i video che sono adesso online, cioè la tua famiglia, i tuoi amici, come si sono relazionati? Allora, la mia famiglia non ne ha tuttora idea comunque del fatto che faccio questo tipo di video, nel senso mia mamma lo sa, perché mia mamma è una professoressa, quindi a scuola gli dicono «Ah, sua figlia!» Quindi io dico «Oddio!» perché a volte metto pure video con lei, a sua insaputa. E quindi poi lei mi dice «Hai messo questo video?» E detto, «Vabbè, non succede niente, ti adorano, non c'è bisogno che ti arrabbi così sta». Però comunque diciamo che adesso sono più propensi, diciamo, a questa cosa. Magari prima mi dicevano stai attenta a quello che puoi pubblicare, stai attenta, stai attenta, stai attenta. Poi hanno visto che mentre camminavamo, anche non per forza in Sicilia, a Roma mi è successo che mi fermassero, hanno detto, ah, allora le cose che fai non sono negative. Ho detto, ma sai cosa? Mi metto a fare cose brutte. E allora sono tutti più propensi, diciamo, a questa cosa. Mi prendono, diciamo, in giro dicendo, ah, sei famosa, sei famosa. Io non mi dichiaro famosa, anche perché se fossi famosa sarei in un'altra parte. Non sarei ancora qui, a casa mia, a studiare, quindi... È vero, perché voglio dire, ancora devi capire essenzialmente qual è il tuo lavoro effettivo, però cioè, ci sono moltissime persone che utilizzano i social proprio per lavorare, quindi può essere... Speriamo che va avanti questa cosa. Quindi... E invece proprio per quanto riguarda i tuoi amici? I miei amici tutti contentissimi, perché comunque molte mie amiche specialmente... quando io già inviavo video a loro dove, in privato, loro mi dicevano tu devi metterli perché fai morire, tu devi fare questo, devi fare l'altro. Adesso che effettivamente li ho messi, ho avuto riscontri, mi dicono, io te l'avevo detto, bastava poco, le persone devono sapere che eri così. Perché comunque mi capitava, adesso non più, che magari chi non mi conosceva da fuori diceva che ero antipatica. Perché non lo so, forse quando sono seria ho la faccia antipatica, può essere perché io mi rendo conto che posso avere la faccia antipatica. Però poi quando mi conoscevano dicevano, ah, ma completamente, non te la tiri di qua, di là. Ora magari con TikTok, col fatto che mi espongo simpatica già nei video, magari persone mi conoscono già dai video, non partono più prevenuti come prima. E i miei amici comunque... mi fanno anche loro festa per questa cosa e sono anche loro incredibili del fatto che magari la gente mi ferma e mi dice ah, ma sei tu? Tipo io? Ma chi sono io? Quindi diciamo che la cosa positiva è un po' per tutti. Cioè, sì, in fin dei conti, quindi facendo anche una somma, ci sono molti risultati positivi dalla creazione dei tuoi video, dalla pubblicazione. Sì. E poi mi è capitato di vedere ultimamente un video con la tua migliore amica. Quindi come riesci a coinvolgere le persone a fare i video insieme a te? Sinceramente, visto che lo facevo anche prima, di mettere il telefono, comunque io nel mio gruppo di amici sono sempre quella che fa video. Non solo a me stessa, ma anche a tutti, per poi montarli, per poi, insomma, anche una giornata tutti insieme faccio il video. Poi lo monto nelle parti più divertenti, aggiungo cose, quindi comunque loro già c'erano abituati a me coi video. Quando gli chiedo facciamo un video insieme, allora non cambia nulla, perché tanto sono sempre io, loro non, se vogliono essere comunque esposti al pubblico, allora non cambia tanto, perché comunque alla fine gli piacciono, non so come dirtelo, basta che ci sono io al loro fianco e magari questa cosa esce bene. Nessun problema per loro, anzi a me fa piacere e penso pure a loro.
Penso anch'io, voglio dire, essere riconosciuti per strada insieme a te può essere una cosa positiva. E speriamo. Quindi, cioè, tu, per esempio, proprio nella creazione dei video, mi dici, poi li monto, li taglio, quanto tempo più o meno impieghi proprio per... Dipende dal video, se è comunque un video breve... che dura un minuto, non ci metto manco 5 minuti a montarlo. Se magari è un video un poco più impegnativo, dove racconto, dove parlo, sto a parlare, ci metto il tempo proprio perché mi piace. Poi sono malata del dettaglio, quindi mi piace proprio montare le cose giuste, ingrandire lì, fare qua, quindi ci impiego un poco di tempo, ma comunque tempo per me speso bene, perché mi piace, l'ho sempre fatto fin da prima. TikTok è soltanto una chicca in più, diciamo, per fare questo, perché io comunque sono sempre stata anche in carico quando sono stati i 18esimi dei miei amici, di montare i video, di fare, di dire, quindi penso che prima o poi sarei dovuta sbucare in qualche modo. E per quanto riguarda TikToker, c'è qualcuno che è fonte di ispirazione per te? No, cioè nel senso, ne conosco alcuni, mi piacciono i video di alcuni, però comunque sì, mi piacciono, però non riesco a prendere spunto da qualcun altro nei video, perché più che altro, a parte che le persone nei commenti se ne accorgono anche se prendi spunto e scrivono magari... sei uguale a sei. Mi è capitato che mi confrontassero con un'altra ragazza siciliana e io ho detto: guardate che io non copio a nessuno, non prendo ispirazione a nessuno, siamo entrambe siciliane, abbiamo gli stessi modi di fare semplicemente, quindi anche se volessi non potrei, perché la gente ti sgama, quindi prendo spunto da me stessa, dalla mia vita, e mi basta, ho già la bella vita piena, quindi ok. Niente, allora io penso di aver concluso con le domande, però se hai qualche info così random da darci riguardo i tuoi prossimi brani, oppure siamo col fiato sospeso? Seguitemi, continuate a seguirmi e spunteranno le novità. E poi volevo chiederti, dato proprio il tuo modo di essere così solare e anche determinato comunque per aver raggiunto i tuoi obiettivi finora tra musica, video e riconoscimenti, perché appunto le persone che ti riconoscono vuol dire che ti apprezzano, e questa è una cosa bella. Qual è il tuo motto, diciamo, che può essere di ispirazione anche per le persone che ci seguono? Io penso di tenere sempre i piedi per terra, qualsiasi cosa accada nella vita. Bello essere solare, bello essere attiva, però bisogna anche sempre mantenere i piedi per terra, perché con la mia esperienza, se guardi sempre troppo in avanti, poi va a finire che cadi e ti fai male, non te l'aspettavi. Quindi per me è tenere i piedi per terra, essere sempre gentili, perché non si sa mai cosa sta provando l'altra persona con cui stai parlando. Quindi questo è per me il must nella vita, essere gentili e rispettosi specialmente. Mai mancare di rispetto, sempre portare rispetto agli altri e specialmente a se stessi, in primis. Ok. Bene, allora io ti ringrazio, grazie per le tue parole e il tuo entusiasmo. Grazie a te. E spero che ci ribeccheremo la prossima volta, magari parlando di altre chicche. Vedremo, speriamo di aumentare, di ritrovarci specialmente. Va bene, allora un saluto a tutti. Alla prossima. Ciao, ciao.